chiamato per le supplenze, dovrebbe impugnare perché trova che in quel posto stanno utilizzando un'unità di personale docente in idoneo. E quindi noi dobbiamo attuare quello, ricordate che avevamo definito il nostro osservatorio del personale in idoneo, per vedere tutte le cose che accadono e che non dovrebbero accadere e per denunciare tutto quanto accade. Quindi, intanto questa è un'altra cosa importante e credo che nella battaglia di oggi sia l'elemento migliore. Poi lo ripetiamo a loro, sappiamo che le organizzazioni sindacali non stanno trattando, e questo è un elemento fondamentale per trovare degli elementi e dei soldi, perché quello si tratta, di trovare dei soldi che possano essere messi al posto di quelli che si vorrebbero tirar fuori dalla vostra operazione. E quindi diciamo che noi sappiamo che le organizzazioni sindacali lo hanno detto loro, anzi prima mi hanno detto non ci faccia dire, professoressa, cose che non abbiamo mai detto. Dico ok, va bene, allora vi faccio una domanda secca e vi dico: è vero o non è vero che gli... oddio, ma mo basta, se proprio dovesse diluviare, mo per adesso il capello ancora non è bagnato, va? È ancora lì. È vero o non è vero che... scusate, perché state togliendo quella roba da lì? Ah, perché sta piovendo, no, perché la stavano riprendendo. Fategliela riprendere, no? E poi la togliete, quanto la rifacciamo se si rovina, no? Per un cartone, no? Facciamo i dirti. A domanda, allora, è vero, i sindacati hanno mai posto nel momento in cui sono, anzi, prima domanda, i sindacati sono mai venuti qui a trattare per quanto riguarda la questione degli inidonei? Facce perplesse? No, loro hanno detto sì, nel senso che sono venuti e hanno preso le informazioni necessarie per la questione degli inidonei. Rita dice di sì, Rita stava con me. Prima domanda, quindi sì. Secondo, nel momento in cui si sono seduti al tavolo con voi, hanno mai fatto una proposta CGL, CISL, UIL, SNAL, Segilda, all'interno della quale fosse contenuto un elemento di trattativa sui soldi e su dove trovare questi soldi? Risposta no. Quindi sappiamo che le organizzazioni sindacali che siedono al tavolo della trattativa, perché ne hanno diritto, però in questo diritto non c'è scritto che abbiano diritto a parlare anche per noi. Certo, loro mi dicono, ma poi hanno detto, quelli sono rappresentativi. Ma il problema è che loro sono rappresentativi, perché hanno gli iscritti. E mi voleva dire, ce l'avete voi questi iscritti? No, perché? Perché quelli che vengono con noi in piazza, poi c'è scritta la CGL, la no, ma non fa niente. Che non si scrivono con voi. Non più tu, non più tu, però qualcun altro sì, evidentemente. E loro dicono, vabbè, però quelli dicono che loro hanno gli iscritti e voi no. E vabbè, e questo è un problema da risolvere, sicuramente. Però la questione è che loro, mentre non trattano a questa parte degli inidonei, e noi lo dobbiamo sapere perché lo abbiamo acquisito, non stanno trovando soluzioni, stanno invece trovando le soluzioni per riuscire a pagare, togliendoli dal fondo dell'istituzione scolastica, i 100.000 euro uguali, la stessa cifra vorrebbe... per sanare la questione degli inidonei, loro la stanno utilizzando per trovare i soldi per pagare gli scatti di progressione professionale. E invece per voi no. E allora questo è un altro dato, è un'altra cosa che noi dobbiamo mettere in chiaro con le organizzazioni che sostengono che stanno lottando per voi. Perché oggi in piazza c'è un'organizzazione che ha sostenuto questo. Noi stiamo lottando per voi. Tu vieni sul palco da me perché io voglio salvaguardare gli inidonei. Ma non è vero, perché non è che io gli inidonei li salvaguardo nel momento in cui dico vabbè sì d'accordo, sono d'accordo con te, vabbè ciao grazie, sono d'accordo con te, fa piacere, non ci sono riuscito. No, perché il problema è che io devo stare in piazza.
perché se non sto in piazza, ce lo siamo detti, o se non fossimo stati in piazza, ce lo siamo detto tante volte, nessuno avrebbe capito di che cosa stiamo parlando, perché nessuno conosceva il problema. E oltretutto lo stare in piazza lì, a Piazza delle Cinque Lune, che sta in fondo a questa strada, a Corso Rinascimento, ha permesso anche di contattare i precari ATA. Perché se noi non fossimo stati in piazza, quando Rita e il gruppo delle colleghe di Napoli, e non solo le colleghe di Napoli, sono venute a parlare alla Camera per la questione dei posti, e quando sono venute per le immissioni in volo, e le hanno detto sì, noi vi diamo 5.000 posti, no, sono detto, oh, ci danno 5.000 posti, ma allora voi non vi fanno più niente, oh, veramente, ma sì, dai, è vero. E poi invece non è tutto per niente. Oltre 5.336 assunzioni ATA hanno detto, e questo lo ha detto Tonino Russo del PD, Coscia del PD e Zazzera dell'IDV, che gli idonei non sarebbero mai passati, fidati, non passeranno mai, punto. E invece siamo ancora qua a recriminare un nostro diritto, il vostro, il nostro, e siamo ancora qua. Per favore, ci fate salire, grazie. C999, C555, presenti? Venite qua, venite a raccontare qualcosa, perché lì siamo tutti schierati, in idonei, poi c'è C555, C999, poi ci sono gli ATA precari e poi ci sto pure io in fondo, che dico roba, La nostra Paola inizia nel 2000, all'inizio siamo entrati con la provincia di Roma, e nel 2000 le scuole sono diventate tutte statali, quindi non dovevano esistere dipendenti statali o della provincia, quindi sia del comune, provincia, sono passati tutti con lo Stato, ma non è che siamo stati deportati, perché non siamo stati qualificati per l'anzianità vera effettivamente svolta. Il nostro contratto negli enti locali era molto diverso dagli statali e quindi loro ci hanno preso soltanto la parte stipendiale dello stipendio fisso e ci hanno inquadrati con anni e anni, diciamo molti, molti meno di quelli realmente effettuati. Addirittura chi aveva 30 anni l'avevano riconosciuto 13 anni. Qualcuno più furbo di noi ha fatto causa e contro lo Stato l'ha vinta. Io che mi sono affidato alla CISL l'ho presa in quella parte lì. Nella CISL. Quindi quando vedo quelle due persone, a me mi note molto. Loro l'hanno preso con i COPAS, ha detto loro. Io l'hanno preso perché l'avvocato dei COPAS. Invece noi con la CISL niente. E quindi quest'estate, a luglio, vedo questa cosa che noi anche eravamo inseriti in questa stand review, che io non ero più docente. E quindi non riuscivo neanche, sinceramente, appena ho letto a 2-3 notti non ho dormito, che devo fare, che non devo fare. Fortunatamente ho trovato dei colleghi, anche su internet, che stavano con i COPAS, e io subito sono andato, era agosto mi sembra, sono andato con loro, e mi hanno un po' consolato, mi hanno aiutato a sopportare questa cosa, questo dolore che non è una cosa da poco. Quindi adesso siamo qui in piazza insieme anche con voi del personale ATA e dobbiamo spingere, perché come dice Maria Grazia non dobbiamo mollare, perché se molliamo ci seppelliscono. Ringrazio a tutti i presenti. Sì, ma perché loro hanno commesso un errore, perché 10 anni fa erano stati deportati, non sono morti in questi 10 anni, non sono finiti, e quindi adesso li stanno deportando un'altra volta, perché ci avevano provato, siete rimasti resistenti, però non siete, capito, proprio stati, non vi siete ammalati troppo, non avete fatto, e quindi adesso in qualche modo devono pensare a farvi fare un altro, a sterminarvi, perché sennò lo sterminio non sarebbe completo. Infatti quelle foto che stanno lì rendono bene, come dire, il senso della deportazione, anche perché
sappiamo che così è cominciata anche la deportazione tedesca, dopo che nel 1935, vi ricordate, abbiamo fatto anche un testo che ha fatto un po' scalpore, Action T4, in cui dicevamo che nei campi di sterminio nazisti, prima di portarci anche gli ebrei per quel terribile sterminio, hanno cominciato proprio con i malati. I primi campi di concentramento sono stati per i malati. Malati fisici, malati psichici in particolare, non è un caso che ritorni anche qui questa cosa, sulla quale bisogna molto riflettere. E a questo proposito mi torna in mente anche questa indagine che stanno facendo e di cui molti stanno parlando, e oggi proprio Giovanni mi diceva di riprendere questo discorso, perché come sapete sta girando questa indagine statistica rispetto agli inidonei per riuscire a conoscere le percentuali e le tipologie delle patologie che riguardano i docenti inidonei, e all'interno di questa statistica si sostiene che molte patologie riguardano proprio la sfera psicologica, anzi sono gli psichiatrizzati, no? E che quindi questo deriva dal fatto che in realtà l'insegnamento nei fatti determina anche un problema di questo tipo. E questa cosa sta passando in realtà come una grande verità, un elemento importante, che io invece vedo con una seria preoccupazione, perché quando si comincia a dire che la scuola è tutta al femminile, che le donne, poracce, sono sottoposte pure a degli eventi naturali, ormonali un po' particolari, e che quindi, poracce, a un certo punto si ammalano anche di capoccia e poi sono proprio anche fisicamente, diciamolo, tarate male.